Lunedì mattina c'è un popolo, ha visto che dicono che l'assenza del governo costa un punto di PIL ogni 50 giorni? No, è un punto di PIL ogni lunedì ogni mattina, lunedì. Ragazzi. Colpa nostra e delle canzoni travisate, ossia le canzoni in cui sentite parole in italiano nonostante il testo sia in inglese. Ce le potete segnalare naturalmente con l'hashtag canzoni travisate su Twitter oppure 347-342-5220 l'sms diretta dj.it la mail. Allora abbiamo tante segnalazioni, è importante. Seguite il decalo. Ci sono le istruzioni. Lo abbiamo appena chiusa perché avevo ascoltato, in realtà chiedeva anche il titolo della canzone, ma segnalazione del tipo: canzone cantata da voce femminile, canzone dolce, canzone abbastanza famosa che dice no. Così proprio non ci avete dato nessuna indicazione. Tipo canzone di 10 anni fa, diceva. Per cui controlliamo tutta la Dalet degli ultimi 10 anni. Ribadisco, se incontro di nuovo qualcuno, che so, tipo dal fornaio, che mi dice l'avete già fatta, annamos a fa du toast de Queen, gli faccio pagare il conto, dico ecco questo è quello che ho preso, lo paghi tu. Andiamo. Allora, dai, prima segnalazione, andiamo un disco. Ma senti, cambiamo rubrica, facciamo Enrico il bagnino che per parla sempre di cinema, perché poi è pieno di gente che ha un appuntamento alle 8:30, sta facendo tardi e sta lì, dai, vabbè, sbagliate voi, è lunedì tra le 8:30 e le 9, non ce n'è per nessuno. Prima segnalazione: Pippo, Deep Purple, Knocking at Your Back Door. In tour a Berlino i Deep Purple cedono alla tentazione di un kebab. Ma al momento di pagare, Ian Gillan rovista preoccupato nelle tasche ed esclama: haha, ho 3 marchi nel giubbetto. Ho 3 marchi nel giubbetto. Tasca destra o tasca sinistra? Però è divertito, Basteranno per un kebab? Altra segnalazione. Allora, inutile che si nascondano, ormai gli Strokes non cantano, non sono troppo internazionali. Cantano sono italiani, ancora. Sono italiani. È la terza. Sono italiani, grande ritorno. Marmat 83 dice: Strokes, Tap Out. Sì. Ok, nuovo disco, tra l'altro. Se il nuovo disco dovesse andare male, dice il cantante Julian Casablancas, alle brutte, il nostro chitarrista ti fa una serenata. Tu vuoi? Senti, ti fa una serenata, tu vuoi? Vabbè, ragazzi, questi cantano in italiano, io continuo a ripetere. Strokes, il parcheggiatore come apicella, ti fa una serenata, tu vuoi? Bello. Alemito 75 Easy Going, che ci rimanda alla disco music italiana. Baby I Love You. Anni e anni di lavoro sedentario e poi è inutile lamentarsi e dire, dice Alemito, sto a tocchi in palestra. Sentiamo. Sto a tocchi in palestra. No, però sto a tocchi in palestra, faccio risentire, ci abbiamo parlato sopra. No, questa no. Però l'ho sentita sto tocchi in palestra. È una doppia travisata questa di Easy Going, perché dello stato di forma dei figli sono soprattutto i papà a lamentarsi. Infatti il cantante chiede e tranquillizza un amico e dice: tu padre che ha detto? Ci sta che te vo' parlà. Tu padre che ha detto? Ci sta che te vo' parlà. Questa la dice proprio. Ma sì, questa c'è. Ma sì, questa c'è. C'è sta che te l'ho parlato. Sì. Altra segnalazione: Gian Giaccia, Avenged Sevenfold, Warness on the Soul. Gli Avenged Sevenfold sono un gruppo metal americano, insomma, molto molto blasonato. Però il loro conto in banca non è quello di un qualsiasi rapper milionario, insomma. No. E infatti il cantante M. Shadows lo ricorda in Warness on the Soul, appunto, e dice: ed io non so Will Smith. Ed io non so Will Smith. No, attenzione, questa non è travisata, questa è italiano. Ma poi lo senti com'è triste per il fatto che non c'ha il conto di anche un po' all'albano, senti. Non abbiamo tempo, poi continua che dice che ha soldi, figa, figa. Anche il membro lungo. Certo. Ce la facciamo? Sì, ma sì. Disingo Attack, è lui che è quello che segnala. Vi ricordate il pop gregoriano? Disingo Attack come i mezzi di trasporto. Disingo Divano si intitolava la canzone. Vabbè, adesso la sentite, ve la ricordate. Sì. Con un titolo così, cosa aspettarsi dal pop gregoriano degli Era? Sedentarietà e sovrappeso, certo, naturalmente. E infatti il messaggio dell'esaltazione del grasso in eccesso viene ben scandito. Tipo? Viva lo,
viva l'obè, viva l'obesì, viva l'obesità. No, no, ripetilo. Viva lo, viva l'obè, viva l'obesì, viva l'obesità. Ancora, ancora. Ho trovato la mia preferita della giornata. Meraviglioso. Rimanete lì perché ne arrivano altre 5. Questa è Radio DJ e noi siamo il Trio Medusa, ovviamente. Seconda parte delle canzoni travisate e noi continuavamo a ridere. Il prego ha detto: ma aspettate, mi sono piaciute le prime sì, attenzione, perché partiamo col botto. Vai, vai. Le Zeppelin ritornano. Mi hai anche regalato il CD tu. Ava 65 ce lo segnala. Robert Plant pare sia un abitué della Domiziana, che è una via di Napoli frequentata da peripatetiche. Ma ultimamente i prezzi sembrano saliti. Infatti si lamenta in napoletano e dice: ehi babe, che è stasera? 60 euro. Ehi babe, che è stasera? 60 euro. Ma che sei scemo? Che c'è fatto? No, ammazza. 60 euro, 3 ore. È sempre stato. 60 euro. La domanda. Hai sentito questa che ha detto? Un tremolio nella voce. Anche. Adesso c'è 60 euro. C'è 50. Che cazzim, faceva la morbo. Allora, altra segnalazione. Noi normalmente non amiamo segnalare gruppi sconosciuti o comunque sono canzoni non note. Però questa è veramente clamorosa. Allora, ce lo segnala Your Mind Smells Like Roses. Sì. Agents e Villevalo. Villevalo è il cantante di un gruppo metal finlandese, si chiamano Him. Sì. Okay. Ikkuna Princessa è il titolo della canzone. Ikkuna Princessa. Allora, il frontman della rock band scandinava Him richiama la sua principessa Runtaka. In finlandese Runtaka vuol dire donna che vaga senza motivo. Ma che... E infatti le dice: Runtaka, ma tu dove cazzo... No, scusate, Runtaka, tu dove cazzo vai? Runtaka, tu dove cazzo vai? Runtaka, tu dove cazzo vai? Clamorosa, eh? Clamorosa. Vedi che è che il finlandese si presta allora. E c'hanno la Z dura come va messa nella parolaccia. Giusta. Bravissimi. Questo ha fatto molto ridere Francesco. AC/DC Storm Mayday ce lo segnala Giulia. Tutta sta fretta degli AC/DC di salutare sta Mandy. Senza ragione poi. Non la capiamo, non l'abbiamo capito. Infatti gli AC/DC dicono: Mandy, 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 stammi bene. Mandy, 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 stammi bene. Perché non si girava. Mandy, 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 che c'è? Stammi bene. Stammi bene. Allora riempipista, riempipista. Davide segnala Florida Right Round. Siamo ad una festa, Florida è fuori a fumare. Terrazza. A un certo punto arriva Jay-Z e gli chiede se vuole entrare nel privé pagato da Giampierino Bacardi. Sì. Noto PR del posto. Lui declina naturalmente perché sta fumando e dice: Pippo una sizza, mi spiace, saluti a Bacardi. Pippo una sizza, mi spiace, saluti a Bacardi. Facciala risentire subito, ti prego. No, quell'aria presto, da brillantone, capito? Saluto Bacardi. Saluto Bacardi. È la numero uno. Numero uno, prima posizione. Michael Jackson. Michael Jackson è sempre travisabile in tutte le sue canzoni, ma Smooth Criminal in particolare ce lo segnala Williams della Porta. Allora, in Smooth Criminal Michael Jackson racconta la sua seratona con gli amici al Cheshondo di Ibiza. Al Cheshondo? Il Cheshondo è una nuova discoteca. Certo. Di Ibiza, dove di solito andava il giovedì sera, sì. Ezechiele a un certo punto va da Sandra al Cheshondo. Ezechiele a un certo punto va da Sandra al Cheshondo. La racconta come una favola, poi è una favoletta. Fammi sentire. Ancora l'ultima volta, ti prego. Oh,
che bello, meraviglioso. Bravi Francesco, bravo Andrea, bravi. E bravi voi con le vostre segnalazioni. E ricordiamo di nuovo il nostro Facebook, il nostro Twitter e i nostri contatti. Mi raccomando, aggiungete l'hashtag canzoni travisate per rendere tutto troviamo, più sì. raggiungibile. Vi ricordiamo che tra pochissimo troverete anche il podcast e quindi potete continuare a ridere per l'intera giornata. Grazie a Laura Stelin, Massimiliano Troiani, Francesco Lancia, il DJ Osso, Andrea Prevignano. Noi torniamo domani alle 700 puntuali qui, già che ci siamo. Vi ricordiamo 45505, potete donare con un sms 2 euro ad Emergency oppure 5-10 euro tramite telefonia fissa. Buona giornata da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ciao, ciao, domani.